Grande serata al Palabasento di Contrada Lavangone per la seconda edizione della Tombola Stellare, organizzata dall'IPD di Potenza. Circa 3.000 presenze hanno riscaldato il freddissimo palazzetto dello sport, unico neo della riuscitissima manifestazione condotta da Anna Maria Sodano e Tonino Centola del trio La Ricotta, che ha visto come ospite d'eccezione il comico Uccio De Santis. L'organizzazione tiene a precisare che l'inconveniente è stato causato dalla cattiva gestione della struttura. L'ex comunità montana infatti aveva garantito di aver risolto i problemi di riscaldamento, ma così non è stato, motivo per cui, fanno sapere dalla sezione di Potenza dell'Associazione Italiana Persone Down, l'iniziativa solidale dell'IPD molto probabilmente non si svolgerà più in questa sede a partire dall'anno prossimo. Il fitto della struttura è costato all'associazione ben 1.000 euro. Per il resto, ancora una volta ha vinto la solidarietà e la voglia di stare insieme. I fondi raccolti nell'ambito della Tombola Stellare saranno destinati al finanziamento delle attività dell'IPD. A vincere il primo premio, una Volkswagen Up, è stato il giovane Antonio Verrastro.